Cominciamo guardando una clip che ti riguarda, poi facciamo due chiacchiere. La clip è pronta. Per questo che siamo qui, perché questo sassolino grigio si vende a 20 milioni al chilo. Il loro villaggio casualmente è situato sul più ricco di questi depositi, perciò devono andarsene. Quei selvaggi stanno minacciando tutta la nostra operazione. Siamo sull'orlo della guerra e tu dovresti cercare una soluzione diplomatica. Hai fatto la cosa giusta a consegnare Alf. Spero di sì. Volevo chiederti un nome. Ah, bene, sono felice, sai, ci sono dei terapisti che si specializzano. Non voglio un terapista, mi serve un avvocato. Chiederò l'affidamento. Voglio proteggere mia figlia. Veramente, penso che dovrei essere io a fare le domande qui. Tipo, che ci facevi in un locale con il tuo capo fino alle 10:15? Beh, era un party per il suo primo numero. Ma perché mi sto giustificando con te? Non usciamo neanche più insieme. Già, e di chi è la colpa? Ma sei tu che mi hai scaricata, Virginia. Sì, per due giorni. Ma ci vuole più tempo a digerire il mais. Fantastica come scusa. Senti, Walter, io e te abbiamo chiuso. Oh, andiamo. Betty, guarda cosa ti ho portato. Questo gioco è stato in magazzino due mesi. Non ho usato neanche il mio sconto, prezzo pieno. Quindi io dovrei perdonarti perché non hai potuto usare il tuo sconto dipendenti? Walter, vattene a casa. Lo farei, ma siamo nel bel mezzo di una gara. Sì. Ok. Ora me ne vado. Complimenti davvero, Francesco. Io ho visto innumerevoli partecipazioni tue, sta uscendo anche un film, vero? Sì, si chiama Roma Nuda e spero che si veda a novembre sulle reti Mediaset. E sono molto emozionato anche per questo premio e per questo film, perché è un film che è il ritorno di Thomas Milian in Italia con Beppe Ferrara e Franco Califano. Sono molto contento, e però stasera sono particolarmente emozionato, perché intanto ringrazio Lorenzo, grande scrittore, e Lendas, e voglio dedicare questo premio, intanto lo condivido con mio nonno Renato, perché se no non sarei mai arrivato qui e non sarei mai stato l'uomo che sono. E lo dedico ad Andrea Quartana, che è un nostro collega, che è scomparso una settimana fa in motorino andando al quarto giorno di doppiaggio, era di Messina, e lo dedico a lui, lo condivido con i miei compagni e con mio nonno. Bene, allora mentre entra il premio che verrà consegnato direttamente dalle mani di Mingo, sentiamo la motivazione ufficiale del premio. Per la vibrante interpretazione in Covert Affairs, in Pretty Little Sliers, per aver dato voce e sostanza all'attore Chris Lowell in Private Practice, premio miglior voce maschile a Francesco Venditti. Complimenti, Francesco Venditti, l'ha fatto il premio e una curiosità. Eccolo lì, lo solleva direttamente. Una curiosità, papà Antonello Venditti ha suonato in questa arena, lui di solito mangia dietro le quinte, sì. Tutto bene, e però vedendo che c'erano i dirimpettai di questa arena. Io so anche che qui a Cefalucia è il suo sosia. Ah, di Antonello Venditti, sì. Ne ha più di uno lui, forse quello più somigliante. No, c'è. C'è, sul serio. Sì, io ho paura anche che mi sa cercare. Venga fuori, io non ce l'ho da copione, no. Se sbuca io lo saluto molto volentieri, dov'è? No, meglio. Ah. No, noi naturalmente lo salutiamo, e vedendo che c'erano dei dirimpettai qui, li ha invitati tutti a mangiare direttamente dietro le quinte. Una caratteristica di questa arena è già stata segnata dalla famiglia Venditti. Io andrò, se mi invitano. Bene, allora un applauso.
Grazie mille. Complimenti.